talk about could and couldn't today. Could non è altro che il passato di can. And couldn't è la sua forma negativa, il passato di can't. Do you remember can and can't? Vi ricordate di can? Can si utilizza per indicare un'abilità. For example, I can't speak French. Io non so parlare francese. Can si utilizza anche per una richiesta. Can I have the menu, please? Posso avere il menu, per favore? Can si utilizza anche per indicare una possibilità. For example, I can learn Spanish at my school. Posso imparare lo spagnolo nella mia scuola. Ebbene, anche could indica un'abilità, ma nel passato. Per esempio, I couldn't speak French when I was a child. Non sapevo parlare il francese quando ero piccolo, quando ero un bambino. Anche could si può utilizzare per fare una richiesta, per chiedere qualcosa, ma in questo caso la richiesta è molto più gentile e un po' più formale di can. For example, could I have the menu, please? Potrei avere il menu, per favore? Could si può utilizzare anche per una possibilità riferita al passato. I could learn Spanish at my school. Potevo imparare lo spagnolo nella mia scuola. It's very easy. So see you in the next lesson. Bye!